E mentre sta per iniziare la fiera San Cataldo, si preannunciano anche altri eventi nel weekend con il patrocinio gratuito del comune San Cataldese. Sabato 8 ottobre verrà inaugurata alle ore 18 l'esposizione curata da Calogero Barba dal titolo Total Fluxus 1962-2022, Vecchie Glorie, evento voluto dall'associazione culturale Calat. L'esposizione rimarrà aperta dal martedì al sabato dalle ore 18 alle 20, mentre rimarrà chiusa la domenica e il lunedì. Comincerà invece all'aria aperta il giorno in cui si celebra la festa patronale del Santissimo Crocifisso, con il taglio del nastro domenica 9 ottobre al Parco Urbano Achille Carusi. Un dono per la città è infatti il nome dell'appuntamento promosso dall'associazione Straula, impegnata da tempo nella valorizzazione dell'area e che adesso consegna alla città per l'appunto. Achille Carusi rappresenta il futuro della città, un progetto allo stato embrionale che può diventare la svolta green del nostro territorio. Ma la piana ha rappresentato anche una pagina importante di storia, fin da tempi antichissimi, e tutto ciò ne arricchisce il valore. Per questo è importante salvaguardarla e rivitalizzarla. L'Associazione di Promozione Sociale ha ideato questa giornata insieme alle altre realtà che in questi mesi hanno contribuito a realizzare questo progetto. Si parlerà anche di storia con Marco Anzalone, appassionato di storia locale, che collabora con l'associazione, che racconta del parco e delle sue origini anche all'interno di un prodotto video, grazie a immagini, parole, filmati e riferimenti storici.